Please get up. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video sulla cultura giapponese. Vabbè ragazzi, in questo video parleremo dell'ennesimo straniero in civile in Giappone che non so per quale motivo ha l'esigenza di rovinare la reputazione di tutti noi stranieri. Non lo so, a me queste storie fanno molto arrabbiare, però che dire, ne voglio parlare di questo argomento perché è interessante dal punto di vista culturale. Comunque, prima di iniziare con questo video vi chiederei di lasciare un mi piace e già che ci siete commentate con quello che volete. E adesso partiamo subito con questo video e vi farò vedere queste immagini. You're bothering all these people, just leave. No, sir. You're bothering everyone. Do you want my headphones? I'll give you my headphones. Do you want my headphones? Ragazzi, allora, partiamo subito col dire che queste Olimpiadi che stanno per arrivare a Tokyo ci stanno regalando veramente delle perle, perché veramente ogni settimana ci sono nuovi footage di queste specie di stranieri imbecilli che si divertono a fare cazzate in Giappone. Ne abbiamo già parlato con i francesi che hanno festeggiato i mondiali di rugby in un altro video, se non l'avete visto ve lo lascio qui, e oggi parleremo di questo straniero strafottente che si è comportato in modo alquanto poco decoroso e in uno Starbucks in Giappone. Vabbè, iniziamo subito leggendo il tweet che ha fatto partire questa cosa. Leggiamo che cosa ha detto questo James. Ho appena assistito a un evento che non mi è mai capitato di vedere in Giappone. Uno straniero che si è messo con la musica a tutto volume in uno Starbucks. Lo staff gli ha chiesto di abbassare la musica e ha urlato "Sparisci dalla mia vista" e a fare vari gestacci. Questi sono atteggiamenti inaccettabili che rovinano la reputazione degli stranieri in Giappone. Allora, ragazzi, di che cosa voglio parlare? So che magari per alcuni di voi è una cosa inaccettabile, però non magari ai livelli del Giappone. Però c'è veramente una grande differenza culturale, secondo me, che c'è alla base tra il Giappone e l'Italia, o comunque in generale i vari paesi stranieri, perché se è vero che in Italia comunque è più accettato ascoltare la musica in un caffè, in un bar, comunque è un posto anche divertente, magari è già chiassoso di suo, quindi ascoltare la musica magari può succedere. Certo, a me darebbe molto fastidio e sono sicuro che a un sacco di gente darebbe fastidio. Però diciamo che in Italia è un comportamento che comunque dubito che vi potrà creare qualche genere di problema. Cioè, insomma, non credo che scomoderebbero mai la polizia per un fatto del genere, come è successo qui in Giappone. E penso che ciò sia dovuto al fatto che in Giappone l'inquinamento acustico è un fatto molto sentito e molte persone si lamentano. In Giappone, se voi andate per le strade a fare casino, in generale nei quartieri residenziali o comunque nei caffè, fare chiasso non è una cosa che succede. E non è che in Giappone non esistano posti chiassosi, perché esistono anche in Giappone, per esempio, che ne so, alcuni zakaie sono dei posti molto chiassosi, i karaoke sono dei posti molto chiassosi, o anche per esempio se ci sono delle matsuri, ovvero dei festival, sono anche lì dei posti chiassosi. Però nei caffè in Giappone davvero la gente va lì per studiare. Ragazzi, sembra assurdo, però in Giappone più che nelle biblioteche la gente va a studiare nei caffè. Ci sono delle persone che stanno dalle 3 alle 4, 5, 6 ore tutto il tempo a studiare. È un comportamento che a me dà anche abbastanza fastidio dei giapponesi, perché sinceramente a volte magari vado in un bar e mi siedo con un mio amico e parlo, sghignazzo, ma non in modo forte, in modo normale come vi sto parlando a voi mentre sto facendo questo video. Però devo dire che magari vedrete delle persone che vi tirano delle occhiatacce. Non lo so, vi sentirete come se state dando fastidio. Anche in treno non potete fare vario rumore. E tra l'altro esistono anche dei caffè dove c'è proprio scritto: prima di entrare in questo caffè non dovete fare rumore, quindi non dovete parlare forte, eccetera eccetera, perché c'è gente che magari va a quel caffè e vuole godersi un caffè in tranquillità e in silenzio assoluto. Guardate ragazzi, non giudicate il Giappone perché si comporta in modo così,
perché comunque è un paese diverso, magari ci avrà anche dei modi di rilassarsi diversi, non vuol dire che sono degli asociali, perché so che ogni volta che io dico qualcosa in qualche mio video, poi viene estrapolato e usato come se io avessi dato un'immagine del Giappone che non è quella reale. Cioè dovete capire che il Giappone e l'Italia sono dei paesi molto diversi, quindi la gente ha dei modi di relazionarsi diversi, che non vuol dire che cavolo vanno in un bar e non si parlano tra di loro, che razza di asociali, no, vuol dire che i giapponesi comunque magari si divertono in modo diverso e si relazionano in modo diverso, ma non per questo devono essere criticati o denigrati in qualsiasi modo. È un paese veramente diverso dal nostro, con una cultura e una storia completamente differente, quindi ci sta che la gente si comporti in modo diverso, non sta certo a noi criticare, capito? Comunque ragazzi, tornando al video, questo straniero, io penso che forse questo straniero magari è cresciuto in un paese magari più simile al nostro, magari nel suo paese ascoltare la musica a tutto volume in un caffè è una cosa accettabile. Mi era capitato una volta, non so se vi ricordate, ve l'ho anche messa tutta la storia su Instastory, cioè che c'era questo gruppo di 4 ragazzini che faceva molto casino in treno, tra l'altro più persone gli hanno chiesto gentilmente di abbassare la musica e loro hanno fatto tutti una serie di quelle specie di proprio coatti, un po' tamarri, ma proprio sfigati, cioè sarò io magari, però questi da fuori mi sono proprio da sfigati. È arrivato il controllore, che ho chiamato io, e guarda il karma, non avevano i biglietti e li hanno presi, e non so poi com'è successa, però dall'espressione di gioia di questa donna penso che non ero l'unico a gioire di tutta questa faccenda. Comunque, tornando al discorso, io credo che questo straniero probabilmente avrà pensato che fosse ok ascoltare la musica in uno Starbucks e quindi l'ha fatto senza problemi. E un fatto che ho trovato veramente interessante è stato quando, vabbè, dopo i ripetuti richiami comunque dello staff che ha chiesto di smettere di tenere questa musica a tutto volume e i gestacci che ha fatto, almeno c'è scritto così nei vari tweet di questo James, lo staff è stato costretto a chiamare le forze dell'ordine. E è davvero interessante il modo in cui hanno agito le forze dell'ordine, perché quando è arrivata la polizia non gli ha detto in Giappone questo comportamento è inaccettabile, la cosa che la polizia gli ha detto non sei a casa tua, e lui continuava a dire sono a casa mia, non sei a casa tua. E il fatto interessante è che si capisce che nella cultura appunto di questi poliziotti che sono giapponesi, l'ascoltare la musica a tutto volume in un caffè è veramente un comportamento che non riescono a capire, gli sembrano una cosa strana che nessun altro giapponese fa, e quindi è un modo veramente inusuale di agire, e probabilmente non avevano assolutamente idea che un comportamento del genere è accettato in altri paesi stranieri. Se l'avesse saputo probabilmente gli avrebbe detto in Giappone questo comportamento non è accettabile e non tornatene a casa. E questo secondo me è perché il Giappone è pieno di queste regole non scritte, che non sono delle vere leggi, però tutti i giapponesi sanno che bisogna comportarsi così, sono, diciamo che fa parte del buon senso giapponese, del joshiki, che come sapete ve ne ho parlato tantissimo in tantissimi miei video e sono sicuro che molti di voi già lo sanno se mi seguite. Personalmente, vabbè, col fatto che comunque stanno arrivando le Olimpiadi, a inizio video avevo scherzato, mamma mia, tutti questi stranieri ci regaleranno un sacco di gioie e materiale per questo canale. In realtà, cioè, io sono dell'idea, guardate, questa è una cosa magari un po' strana sentirla dire proprio da me, che ogni volta che c'è uno straniero che si comporta un po' male mi lamento, però sinceramente io posso capire che non tutti gli stranieri conoscano e debbano per forza conoscere tutte queste regole non scritte, perché fanno parte della cultura, cioè tu devi vivere in Giappone tanti anni per riuscire ad entrare in questa cultura, integrarti e capire che cosa i giapponesi si aspettano da te e come ti devi comportare in tutte le circostanze. È normalissimo che la gente non lo capisca. Per esempio, vi faccio un esempio banale: da un colloquio di lavoro, finché non entra il capo che mi fa il colloquio, io praticamente rimango in piedi. Finché non si siede la persona che mi deve fare questo colloquio, io non mi siedo. È una cosa in Giappone normalissima, però capisco che magari una
altri paesi le cose funzionano in modo diverso, è normale. Dopotutto, secondo me, capita a chiunque, se ti trovi in un contesto non familiare, di commettere degli errori, cioè una cosa normale. Oddio ragazzi, quell'italiana che si era messa a fumare e fare la foto su Instagram e sapeva palesemente che lì era una zona fumatori, è un comportamento inaccettabile perché lì sei consapevole di andare contro le regole di quel paese. Però se una di queste regole non scritte e non lo sai, ci sta che sbagli. Secondo me l'errore di questo straniero non è stato tanto ascoltare la musica. Sì, quello è stato un errore, però è stato come ha agito dopo, la sua arroganza, è stato quello che ha fatto veramente arrabbiare. È stato lì che è passato nel torto, perché se lui si fosse reso conto di questo sbaglio dopo che gliel'hanno fatto notare sia lo staff che questo James, che è la persona che ha fatto il tweet, e avesse abbassato la musica e si fosse scusato, non sarebbe successo nulla. L'episodio sarebbe finito lì. Tuttavia lui ha agito con arroganza e è stato quello, secondo me, l'errore più grande e quello che comunque, appunto, come vi ho detto inizio video, rovina la reputazione di noi stranieri qui in Giappone. Ragazzi, che dire, questo è il fatto della giornata, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Vi ricordo che il prossimo video, ragazzi, sarà un video veramente importante che uscirà venerdì all'1:45. Ragazzi, è un video che non so ancora se farò uscire o meno, perché è un video veramente veramente personale. Io vi chiederei di guardarlo, ci terrei. Vi dico che io ho praticamente pianto, che è una cosa che non mi succede mai. Quindi ragazzi, veramente venerdì, e se me la sento di pubblicare questo video, perché ancora non ne sono sicuro, però scrivetemi nei commenti se volete questo video. È strano che vi chiedo, volete questo video e non sapete esattamente di cosa si tratti, però ragazzi è un video a cui io tengo molto e spero davvero che vi possa interessare. Quindi ragazzi, mettetevi la sveglia per venerdì all'1:45 che vi aspetto. Grazie sempre davvero per tutti i messaggi di incoraggiamento e del fatto che siete ok, che adesso mostro due occhi, davvero mi fa moltissimo piacere, davvero sono contentissimo. Oggi sono appena tornato da Genova, ho mangiato tantissimo pesto, è stata una città bellissima ragazzi. Chi mi ha seguito su Instastory probabilmente ha visto tutto il mio viaggio, sono andato all'acquario eccetera eccetera, quindi se non mi seguite ancora su Instagram vi consiglio di seguirmi perché vi aggiornerò su tutto quello che faccio. Che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi che cosa ne pensate del comportamento di questo straniero e davvero se andate in un paese straniero cercate di andare incontro a quella cultura, siete comunque degli ospiti e dovete rispettare quel paese senza criticarlo. Ragazzi, si comportano in modo diverso da voi, è normale, è un paese diverso, siete voi quelli che devono cercare di avvicinarsi alla loro cultura. Secondo me questo è il primo passo per l'integrazione in qualsiasi paese, in qualsiasi circostanza. Vabbè, ciao!